tornare in campo per finire la stagione. Le decisioni del Consiglio federale erano attese da Serie A e Serie B, ma spiazzano la Lega Pro. Questo si riflette sugli umori dei vertici delle rispettive leghe. Il presidente della Lega B, Mauro Balata, ha espresso la sua soddisfazione in una nota: in Consiglio federale è passata la linea a cui abbiamo dedicato diversi mesi di lavoro e che è sempre stata coerente con la volontà di tutta la Lega B di ripartenza nel segno del merito sportivo. Ora avanti con le riforme necessarie a mettere in sicurezza il sistema e per questo non più rimandabili. Anche il presidente del Pescara, Daniele Sebastiani, più volte si è espresso in tale direzione. Pur mettendo al primo posto la salute, secondo il massimo dirigente biancazzurro, la ripresa del campionato restava l'obiettivo da perseguire, con tutti i rischi connessi da calcolare. Il club in effetti è pronto, perché ha le strutture, perché sta approntando tutti i test propedeutici da protocollo agli allenamenti collettivi che inizieranno a fine mese. Tamponi, test sierologici, più tutti quelli atletici normalmente previsti per i calciatori. Mastica amaro invece la Lega Pro. Non è bastato al presidente Ghirelli presentarsi al tavolo federale con il voto dell'assemblea che chiedeva la sospensione definitiva del campionato, con annesse proposte di promozione e blocco di retrocessioni e ripescaggi. Quello che è uscito dal Consiglio federale non mi soddisfa per nulla, ha tuonato in una nota Ghirelli. Noi non siamo in grado di tornare a giocare, ce lo hanno detto anche i 60 medici sociali. Quello che si sa del nuovo protocollo ci porta a dire che sarà ancora più dura per i nostri club. Discuterò ancora una volta con i presidenti con la stessa chiarezza con cui l'ho fatto da sempre. Nelle scarne dichiarazioni apparse sul sito ufficiale, il presidente del Teramo, Franco Iachini, non ha nascosto il suo disappunto, tanto più marcato alla luce delle incertezze sulla sua prosecuzione o meno al timone biancorosso. Siamo rimasti tutti sorpresi dal contenuto, ha detto Iachini. Aspettiamo di leggere la delibera in tutti i suoi particolari per poi capire come si dovrà effettivamente procedere. Resta da vedere come la Lega Pro chiuderà la stagione, perché tempo per tutte le gare di campionato e di playoff non c'è, visto che l'annata sportiva 2019-2020 si esaurirà a fine agosto. Chi non ha di questi problemi è la Lega Nazionale Dilettanti. Tutti i campionati dalla Serie D in giù sono stati definitivamente sospesi e la stagione chiuderà il 30 giugno. Ora si attende di sapere quali saranno i criteri per promozioni e retrocessioni. La decisione definitiva sarà del Consiglio federale, ma già domani si terrà un importante consiglio direttivo della Lega Nazionale Dilettanti che vaglierà delle proposte da portare sul tavolo della Federcalcio. Circa le promozioni, possibile che vengano mandate in C le 9 squadre in vetta alla classifica. Nel girone F toccherebbe al Matelica, anche se il presidente Canilla ha già fatto sapere che, avendone titolo, si iscriverebbe in Serie C solo se ci sarà un abbattimento di contratti, stipendi, oneri fiscali, fideiussioni, insomma, solo se sarà una categoria sostenibile, dato il momento. Circa le retrocessioni, c'è chi pensa ad un blocco, chi a quelle delle ultime due in classifica. Nel girone F dunque traballa la posizione del Chieti, che occupa il penultimo posto.